sta per iniziare la finalissima per la categoria 2015 Poseidon Rossa Empire Marconi. Tutto pronto per la lotta al gradino più alto del podio. Inizio, partita la finale. Possesso Empire. Dai Fede, dai Fede, la faglia. Intercetta Matranga, subito offensiva del Poseidon. Via dal fondo Ceneroni, accoglie Nucci, prova la costruzione orizzontale a cercare Pereira. Buono il disimpegno qui del Poseidon, ripartono con Natali che sarà a sorvegliare i depari dei bianconeri. Pereira, buono l'intercetto, cerca una strada con Nucci, presa sicura di Natali. Va Maretto! Maretto super qui! Giordano, il capitano dell'Empire Marconi. Nucci la schiaccia verso Maretto. Occhio! A incrocio! Pereira, il capin! Di Lorenzo Davi Pereira! Parte ora! Bravo! Nucci per Pereira! È da solo! Non sbaglia! Doppietta di Lorenzo Davi Pereira e 3-0 dell'Empire. Attenzione, parte Matranga, Ceneroni la difende, poi Strassino la mette dentro. Schembri anticipato da Strassino, Maretto a ripulire. Elefante che va ad offrire una soluzione in verticale, ancora Maretto, poi Sestaro, Giannubilo che sfugge al controllo della difesa. Ceneroni, attenzione qui, la disattenzione. Arriva il gol per il Poseidon. Dai, dietro di te. Strassilo. Verso Giannubilo. Giannubilo che filtra. Vuole fare tutto da solo. Strassilo col sinistro. Non sbaglia. Orfeo Strassilo. Poseidon 2, Empire Marconi 3. Inizia il primo pallone della ripresa, manovrato dai bianconeri. Diso. Cerca subito un varco vincente. Ancora Diso, va all'intercetto, impedisce la rimessa. Un'apertura per Giannubilo, deviazione. Il calcio d'angolo. Attenzione a questo secondo tentativo. Matranga, non filtra oltre Ceneroni. Cestaro, occhio alla ribattuta. Di nuovo chiamato in causa Matranga, qui si perde l'attimo. E quindi inizia a coadiuvarsi la ripartenza dell'Empire. Maretto, pallo gol! E qui il capitano veramente ci ha regalato una rete fantastica. Di nuovo Maretto, Polzella che va a mettere pressione, Matranga all'intercetto sulla tre quarti avversaria, va Matranga, occhio alla direzione. Qui un rischio pazzesco che si è preso il capitano dell'Empire. Cestaro va col missile! Di nuovo sotto di uno, il Poseidon va ad accorciare ulteriormente le distanze. Pronto Maretto, prende la rincorsa, sinistro, deviazione, Schembri non la chiude, Cestaro ad allontanare. Ma la ripartenza che non si attua perché c'è Carletti che stoppa le intenzioni degli avversari sulla mediana. Maretto cerca Schembri. Matranga si impone, Schembri si fa spazio, prova a coordinarsi col Cola Greco, poi Carletti dalla distanza, Carletti, Natali, super in due tempi. Laterale. Di nuovo Carletti, va più giù, Cestaro all'intercetto, deve rientrare Flavia Carletti, in anticipo Polzella, ma la rimessa è verde. Matranga, palla a terra, cerca lo scarico in difesa, poi Cestaro, si prende un rischio qui, il Poseidon, ma riesce a gestire benissimo il possesso. Poi Polzella cerca un'apertura, un ritorno su Stefanelli, che però ha le prese con due maglie verdi. Poi Polzella si allarga per Matranga, Ceneroni, di nuovo lui. Era il capitano Maretto, Cola Greco, Pereira, molto condensata l'azione sul versante sinistro, poi Cola Greco vuole prevalere, scivolata Cestaro, regolare, palla in mezzo proprio da Natali, fa la voce grossa, però se la recupera, che iniziava a diventare rischioso, pericoloso. Carletti, Strassilo che intercetta, Pereira, Cestaro, la uncina Giannubilo, prova ad allungarsi oltre Maretto, la mette in mezzo Ceneroni, calcio d'angolo. E quindi ancora 3-4, finisce qui il match. I campioni del trofeo Rocca Porena sono i ragazzi dell'Empire Marconi che possono andare a festeggiare. Ringraziamo per averci fatto compagnia. Di seguito ci saranno i prossimi match, grazie a tutti.